Quindi da quello che emerge, mi pare che lei sia molto orientata a centralizzare il problema della didattica. Sì, la didattica, la trasmissione del sapere, l'insegnamento, la formazione sono davvero il punto fondamentale del mio programma. E in questa università negli ultimi anni ci siamo concentrati molto sulla ricerca. È stata creata l'area ricerca, il Grant Office, promossa l'internazionalizzazione, quindi abbiamo lavorato sulla ricerca anche se c'è ancora molto da fare, soprattutto sul versante internazionalizzazione e sul versante terza missione, trasferimento tecnologico. Però la didattica è stata considerata come qualcosa di acquisito, invece io penso che ricerca e didattica siano proprio davvero interallacciate in maniera inscindibile nelle istituzioni universitarie. E quindi per la didattica si può e si deve fare almeno quanto si fa per la ricerca, se non di più, perché la didattica ha anch'essa una ricaduta notevole sul paese, sulla società. Non dimentichiamoci che noi formiamo dei giovani e che in questo momento tutti i giornali, anche ieri o l'altro ieri, titolavano che un ragazzo su due è disoccupato. E io penso che questo, il problema della formazione, sia un problema e quindi dell'occupazione conseguente alla formazione, sia un problema che le università non possono ignorare. E come si fa a migliorare? Noi abbiamo vari problemi: l'occupazione, prima ancora la scarsità di laureati e gli abbandoni. E intorno a questo ci sono tanti altre cose da considerare, per esempio il problema del diritto allo studio. In un paese in crisi il diritto allo studio è un problema chiaramente sempre più acuto perché il paese si impoverisce, quindi le classi sociali perdono potere di acquisto e quindi comunque in genere capienza economica e si rinuncia all'istruzione superiore spesso. E questo è assolutamente in controtendenza col resto d'Europa. Ha dei numeri rispetto a questo problema? Allora, io mi fa piacere citare un articolo che è uscito proprio oggi su Repubblica, sul venerdì, di un collega della Sapienza che si chiama Giovanni Solimine, che si intitola Senza sapere il costo dell'ignoranza in Italia. Allora, posso citare qualche numero proprio da questo articolo e la prima cosa a dire è che anche lui, come dico spesso io, ma non ci siamo messi d'accordo, e parla del calo culturale, che lui chiama ignoranza ambientale, cioè del calo di interesse per i giovani della istruzione superiore, un titolo studio superiore, e di quanto in maniera casuale, punto interrogativo, questo sia coinciso con alcuni tipi di campagne di stampa, televisione, eccetera, quindi dei mezzi di informazione, e sia coinciso con il calo, anzi si può dire crollo degli investimenti in formazione e ricerca in Italia. E lui dice che il picco degli investimenti si è toccato tra 88 e 92 con Antonio Ruberti ministro. Antonio Ruberti, ricordo, è stato anche un nostro grande rettore prima di essere ministro, e poi da quel momento in poi, dal 92, si è cominciato a tagliare, tanto che dal 2005 al 2011 il budget, che era già bassissimo rispetto al panorama europeo dell'1%, è arrivato allo 0,56 del PIL, un numero, diciamo, vergognoso per un paese che dovrebbe essere un paese sviluppato. Nello stesso periodo la Germania, partendo da oltre il 3% del PIL, cioè dei valori per noi da sogno,
aumentato il budget di altri 13 miliardi di euro, che ci fa notare sono il 20%. Quindi la Germania ha aumentato il budget nel momento in cui noi tagliavamo e altri paesi in difficoltà, e non sarà un caso, tagliavano. La Germania, la Francia, la Svezia e la Norvegia hanno aumentato gli investimenti di valori a due cifre, la Svezia e la Norvegia per esempio del 21%, ma addirittura la Polonia ha aumentato l'investimento dell'8,6% e noi invece abbiamo continuato a tagliare. È provato da tutte le ricerche, di tutte le agenzie indipendenti, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, che c'è un rapporto direttamente proporzionale tra investimenti in conoscenza e performance economiche. Gli unici che sembrano non capirlo sono i nostri governanti. Credibile. Lei ha parlato ha citato il professor Ruberti e mi sembra che lei abbia un'esperienza personale. Sì, Ruberti è stato mio professore quando io ero una studentessa, una giovane studentessa del terzo anno di ingegneria elettronica. E Ruberti insegnava teoria dei sistemi, lui è stato uno dei grandi padri della teoria dei sistemi dal punto di vista della ricerca e erano gli anni in cui ai alcuni professori si sparava. Cioè, non lontano dagli anni dell'omicidio Bachelet. E infatti Ruberti, che all'epoca era già rettore, veniva in università con la scorta e veniva a fare lezione. Faceva lezione all'aula 1 di ingegneria, quindi fuori della città universitaria, perché ingegneria è a San Pietro in Vincoli. Lui arrivava puntualmente alle 8 del mattino e la scorta lo accompagnava, chiudevano le porte, forse adesso sarebbe considerato una cosa, non so, illegale, comunque all'epoca chiudevano le porte, non si poteva uscire o entrare durante la lezione, ma questo era l'unico vincolo, per il resto era una lezione normalissima, lui rispondeva alle domande degli studenti. Tutto l'anno che io sono stata studentessa non ha mai saltato una lezione. E faceva anche gli esami, io ho fatto l'esame con Ruberti Rettore. E devo dire, questa esperienza, anche se ero una ragazza di 20 anni, mi ha veramente toccato. Cioè, io ho capito quanto era importante lo studio e quanto questo professore, che appunto era rettore, quindi insomma qualcosina ce l'aveva da fare, e ci credesse e quindi quanto valesse la pena anche fare quel mestiere. Ecco. Ruberti veramente è una persona che ha unito in un'unica figura il fatto di essere un ottimo didatta, un grande ricercatore e un grande gestore sia dell'università che poi da ministro. Probabilmente l'ultimo grande ministro che abbiamo avuto per l'università e la ricerca. Tra parte l'autonomia universitaria, creata lui, il ministero stesso dell'università di ricerca l'ha creato lui e era un uomo di grande visione. Allora io sì, mi sono ispirata a lui nel mio programma e c'è una sua frase sul sito, alla prima pagina del sito c'è questa frase in cui in sostanza si dice bisogna costruire il futuro, quindi non perdere mai di vista la visione del futuro. Ma bisogna costruirlo facendo seriamente e concretamente tutti i giorni le piccole cose, cioè affrontando le difficoltà quotidiane. E quindi da una parte bisogna avere la visione e quindi l'immaginazione, la creatività, e dall'altra la concretezza.